Buon pomeriggio dalla redazione di Irpinia News, vediamo le notizie in breve. Dare l'appellativo papighella ad una donna non è reato, lo stabilisce una sentenza emanata da un giudice di Sant'Angelo dei Lombardi. Cronaca, ladri di appartamento e città vengono subito acciuffati dalla polizia. A Montella invece coltivava e spacciava marijuana, arrestato un pregiudicato. Infine a Sperone viene arrestato per aver evaso gli arresti domiciliari un 35enne. Concludiamo con una notizia da Monteforte Irpino. Dal lunedì 30 settembre saranno messi a disposizione degli studenti dei bus per raggiungere la città capoluogo. E infine lo sport, questa sera il torneo Vito Lepore che vedrà impegnata la Scandone. Dalla redazione di Irpinia News è tutto, buona giornata.